Allora, io abitando al centro, centro storico esattamente in Via Giulia, dove abitava anche Carlo Verdone, e io frequento da sempre, anche adesso, un bar famosissimo che sta dietro alle spalle di Piazza Farnese, che si chiama Piazza Santa Caterina della Ruota. Lì c'era un'officina meccanica di nostri amici, di miei e di Carlo Verdone, e ci siamo conosciuti lì andando ad aggiustare la macchina. Poi è nata, diciamo, un'amicizia perché io ho fatto i complimenti, avevo visto i primi due o tre film di Carlo Verdone, già l'avevo visto a Non Stop, insomma molto bravo. Da questa amicizia così, diciamo, facciamo la schedina insieme, ovviamente mettendo sempre a Roma vincente e non vincevamo mai, come al solito. E un bel giorno mi disse, ci vedevamo spessissimo, sempre in questo bar, nelle vicinanze, vuoi fare un film con me? Ma sai, io sono rimasto un po' De stucco, dico vabbè, io non ho mai fatto cinema, no? Sono bello spettatore di cinema, però da qui a fare un film mi sembra. Dice no, beh, lui mi disse: se tu resti come sei, così, in poche parole, naturale, questo tono ce l'hai già di voce, a me mi va benissimo. Tant'è vero che mi invitò in uno studio della Cecchi Cori, mi fece un leggero provino, così, ma proprio una cosa leggera, e mi disse: non ti preoccupare che vai bene così. E da lì ho girato questo film. Come di me sarà piaciuto sicuramente la mia naturalezza, il mio modo da romano greve, con questa voce, con questo timbro che va bene, specialmente per le battute sui film. Insomma, il primo giorno che era il primo agosto del 1988, il primo giorno che si girava il film, questo è stato girato su una villa, in una villa sulla Pia Antica, andando verso la villa, speravo da non arrivare mai. Perché mi era presa un po'. Poi una volta arrivato dentro, Carlo mi ha messo subito a mio agio, mi ha presentato un po' a tutti, sono andato al trucco, ho cominciato a fare amicizia, abbiamo cominciato. Dopo qualche settimana era una bella atmosfera. Io poi in particolare avevo legato con, lo dico con dispiacere, mi è dispiaciuto molto, con Natoli, che purtroppo è deceduto un paio d'anni fa. Diciamo che con lui legavo, ho legato perché intanto mi incoraggiava molto, mi diceva sempre. Guarda che io e te sei meglio, non condividevo io però, vabbè, insomma, poi andavamo a cena insieme, in pieno agosto, con lui, anche con altri, ma soprattutto con lui, e ho un bel ricordo di Natoli, perché insomma, tutto sommato, era un ragazzo simpatico, molto buono, molto allegro. Ciao! Io ridevo molto, per esempio, con le battute su Fabrice, su Fabio Traversa, no? Diciamo la vittima del film. Che lui imperterrito subiva tutto, sai, per me era una cosa nuova. Due o tre battute tipo Marendo chi dovresti da essere, penso che è rimasta. Io ogni volta che esco in qualsiasi momento, o che vado al cinema, o che vado allo stadio, o in un bar dove c'è gente, oppure con Giravare, mi ridici qua battuta Marendo chi dovresti da essere, è rimasta epica, ma non solo quella, altre, insomma. Io qualche volta ho avuto dei problemi perché magari erano pezzi molto lunghi, no, cioè, ero novello come attore e qualche papera l'ho presa, però insomma Verdone era molto bravo, mi metteva a mio agio, devo dire che mi ha insegnato molto. Porto quasi fraterno con gli attori, anche perché lui oltre ad essere regista è pure un attore e ovviamente sa magari l'emozione che può avere un attore, specie in. Come mi è successo a me nel mio primo film con Compagni di scuola, io dico che se si gira molto bene, insomma, è molto bravo, è preparato, riesce a correggerti, insomma, perché il film è corale, se sbaglia uno la ripeti, se sbaglia un altro la ripeti, capita che fai 10 ciacche, insomma, diventa. E c'erano attori professionisti, insomma, succede a tutti di sbagliare, però, insomma, uno cercava dal meglio. Ma da una parte è meglio essere in tanti perché rendi di più, secondo me. Cerchi da. Poi io devo dire una cosa, che io mi sono accorto mentre che giravo il film, perché io leggendo la sceneggiatura non mi ero reso conto che ero uno dei protagonisti più importanti del film. Quando l'ho girato, vedevo che chiudevo tutte battute bellissime e poi me ne sono reso conto al cinema quando l'ho visto, insomma. La prima è stata al Metropolitan. Cinema pieno, mi ricordo Carlo Verdone salì sul palco del Metropolitan, io ho una paura pazza, dico, cioè, chiama qualcuno, ma chiama pure a me, io ero molto emozionato, anche perché
l'impatto col pubblico. Io il film l'avevo visto in proiezione privata, sai, ma quello che conta è l'impatto col pubblico che paga. Ovviamente all'arrivo, alla prima battuta, il cinema è esploso in grandi risate, e che io, cioè, ho dovuto rivederlo un'altra due volte per riuscire a vedere bene il film, perché non riuscivo, una grossa emozione comunque. Io da quel film, oltre a essere passato molte volte, ma pure subito dopo, appena uscito il film, io già ero riconoscibilissimo per strada, e mi ripetevano le battute, è chiaro, è un piacere enorme, a lungo andare, sì, è sempre un piacere, però qualche volta dà pure fastidio, perché te fermano un 5, o mi ridici quella, o mi rifai qua la battuta, ma quello che gli ha fatto, o a Fabri se l'avete massacrato, tutte queste cose che comunque fa piacere, sì, io ho molta popolarità in questo senso, grazie anche a compagni di scuola, anzi soprattutto a compagni di scuola. C'è un aneddoto interessante che mi ha fatto fare una risata tremenda, che nel film arrivavamo tutti, gli ultimi a arrivare erano la Giorgi con la Gallinelli. Entrano nel salone, io ero vicino al jukebox con un'altra, adesso non mi ricordo chi era, una del cast, e la Giorgi da copione, ciao come stai, ciao Finocchiaro, ciao, ciao qua, ciao là, ciao sotto, va a salutare, mi ricordo benissimo, Adina Cenci, che faceva la psicologa sul film, ciao ciao, inquadra Fabri, si fa, e te chi sei? Anzi, e questo chi è? Al che io già ero carico dalle battute che gli avevamo fatto, sono scoppiato in una risata tipo questa è andata avanti per un minuto proprio, veramente un po' mi è uscita perché la battuta era molto bella, un po' insomma. E tu chi sei? Io non sono nessuno, nessuno. Vabbè, ma è un po' troppo, scusate. Mi è capitato di rincontrare degli amici d'infanzia, rivederci dopo 15, 16, 20 anni, cioè ci siamo tra virgolette lasciati a 14-15 anni, uno ha cambiato casa, sai, quello si sposa, ci siamo rivisti qualche volta, e è ovvio che è tutto cambiato. Magari prima non c'avevamo una lira nessuno, tutti i ragazzi allo stesso livello, poi magari si presenta uno che è pieno di soldi, uno che ha un sacco di problemi, l'altro è il benefreghista e se ne frega altamente, quello che magari è commerciante, come succedeva con Cristian sul film, devo vendere un quadro, quello magari devo vendere un orologio. Queste cose mi sono successe, il 90% è verità quella del film, perché è così. Chiaramente alla fine, dopo 20 anni, ognuno se ne frega degli altri, insomma, ognuno pensa a se stesso, insomma. E secondo me è pura verità quella.